Ciao, ciao! Ma chi saluta? Ciao Eric! Eric? Sono pronto. Va bene. Dai però! Eric! Dai! Ah, io inizio? Sta giocando e ha il volume messo altissimo nelle orecchie. Oh no! Come sta giocando? È sempre ridicolo vederlo. No! Perché? No! Ogni volta che gioca con la realtà virtuale, ovvero con quella mascherina che ha lì in faccia, è sempre divertentissimo vederlo. Si immedesima tantissimo nella situazione. Sembra così reale. Ovvio, ma perché il pallavolo? Sembra che non si sia accorto che siamo arrivati. No! 4 a 0, no! No, di nuovo! No, non se ne è accorto. Oh mio Dio, mi stava colpendo. Che cosa c'è? L'ho toccato. Ma la racchetta? Ma di che parla? Sta giocando tipo a tennis. Facciamolo spaventare. Ma proprio spaventare di più. Oh no! La bomba! Oh mio Dio, potrebbe colpirmi. Basta, fermiamolo, fermiamo adesso prima che sia troppo tardi. Ecco qui. 2, 3. Oh mamma, che c'è? Ehi! Dominic! Ciao! Mi hai fatto una paura assurda! Era proprio questo il mio intento. Perché? Eri così buffo mentre giocavi. Allora, mi hai fatto perdere la partita! Mi hai fatto paura! Tanto ti ho sentito, sai, stavi già perdendo. Da quanto eri qui? Che cosa hai visto? Dal tempo sufficiente per ridere un po'. Buongiorno ragazzi! Io sono Ari! E io sono Dominic. E chi siamo? Dillo, chi siamo? Dillo! Insieme! Basta così, va bene così. Hai ragione, Dominic. Anche perché devo andare a continuare la mia partita. Cosa? Che? Come continuare la tua partita? Vuoi rimetterti a giocare? Ma dai, Eric! Ma aspetta! Non vorrei mica giocare tutto il giorno con quell'affare! Che c'è? Che cosa hai detto? Ho detto con quell'affare. No! Prima, Dominic, prima! Che non vorrei mica giocare tutto il giorno così. Che c'è? Oh mio Dio, ma tu sei un genio! In che senso, scusa? Hai avuto un'idea fantastica! No, aspetta, che idea? Dominic! Io sono così bravo che nella realtà virtuale potrei giocare tutto il tempo. Potrei addirittura viverci! No, non dirlo, no. Oh sì, Dominic, la tua idea è geniale e io la accolgo volentieri. No, ma cosa? Io non ho detto niente. Oggi io, Dominic, vivrò per 24 ore, per tutto il giorno, nel mondo virtuale, nella realtà virtuale. Tutto il giorno starò con questa mascherina qui senza poterla togliere. No, aspetta un attimo. Ma non è possibile, è proprio impossibile. Come farai così a fare tutte le cose che fai durante una giornata normale? Cioè, come fai? Le faccio nella realtà virtuale. Posso esplorare nuovi mondi, nuovi posti, anche le piramidi. E ad esempio come mangi? Questo non ci avevo pensato. Però di sicuro troveremo un modo, no Dominic? Troveremo un modo. Sì, lo troverò. Ma no, aspetta, Eric, hai ragione. Potrebbe essere pericoloso, potrebbe dare problemi alla testa. Non è consigliato giocarci per così tanto tempo, così a lungo di seguito. Eric, davvero calmati, rifletti, pensaci, no, Dominic, prima, pensa alle Dominic, situazioni. Dominic, è perfetto, io sono un campione, posso farlo. Pensi che io non ne sia capace? Ti ricrederai, Dominic, dopo questa incredibile giornata. E voi, che ne pensate? Vi piace la mia idea? Lasciate tantissimo like a questo video se vi incuriosiscono i video con la realtà virtuale. E iscrivetevi al canale attivando la campanellina per non perdere nessuna avventura. E quindi, Dominic, questo è l'ultimo momento per oggi in cui vedrete la mia bellissima faccia. Ciao! Beh, chi ha detto che questo sia un male? Anche se non so se sei più buffo così o senza. Beh, Eric, contento tu! Buona fortuna! Noi mi sa che ci divertiremo un sacco oggi. Voglio assolutamente godermi lo spettacolo. Se avete già visto altri video con la realtà virtuale nel nostro canale, sapete già come funziona. Eric, non venirmi contro. C'è una pietra qui. Sono io. Ah, ok. Adesso accendo la TV, così da poter vedere tutto quello che vede lui nella televisione, anche se non sarà super reale come lo vede lui.
qui, avremo un'idea. Ecco qua, eccoci qua. Ah, ecco, era questo il gioco punto, che stavo facendo. Punto. Ok, Dominique, non capisco. Adesso sta andando meglio. Non capisco perché c'è scritto Dominique lì. Dove? Lì. Oh mio Dio, stai giocando col mio account, Eric. Ma vabbè, mi secca troppo cambiarlo. Sta giocando a tennis, anche se un mondo tennis mosso colorato e carino. Non pensate. Eric, stai attento, ti prego, non farmi del male. No! È andata là la palla! Quale palla, Eric? Oh, insomma, per chi non avesse ancora capito, non l'avesse mai provato la realtà virtuale e non avete magari neanche visto i nostri video precedenti... Sì! Lui vede tutto quello che noi vediamo nella televisione attorno a lui, tutto in 3D. Come se questa stanza non fosse questa stanza, ma fosse quel campo da tennis. Quindi tutto molto 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 realistico. Dominique! Ebbene, a quanto pare... C'è un omino formaggio lì! Un omino formaggio? Oh mio Dio, è vero! Guardalo! Ha un formaggio in testa! Ciao, omino formaggio! Eh sì, oggi farà così per tutto il giorno. Calma. Ah! È stranissimo, ragazzi. No. Piano! Si è alzata! No, si è alzata la rete. Bene, forse è il caso che io mi allontani. 2, 5. Perché? 2, 5. Buon divertimento. Non è giusto. Non sento più quel rumore. Ha staccato il gioco. Adesso cosa sta facendo? Non è che se l'è tolto, Eric? No, eccolo lì. Che fai? Cambi gioco? Bella la casa, complimenti. Guardate, è in una casa, lui pensa di essere in quella... Oh, è molto più bella quella casa. Ma si può sapere dove è il frigo? Stai cercando il frigorifero nella realtà virtuale? Lì è tutto bello. C'è anche la neve. La neve? Il problema... Vabbè, è bianco però. Il problema è che c'è la neve, ma non ci sono i surgelati. Qui non si mangia, non c'è un frigo. Ma mettono le cose fuori, come si esce fuori? Ma vabbè, piano, non mi venire addosso. Ma scusami un attimo, anche se tu trovassi un frigorifero in quella stanza virtuale, non è che potresti prendere il cibo. Sì, Dominique, è tutto super realistico, lo potresti fare. Beh, potresti anche illuderti di mangiarlo, ma non penso che ti si azzerà. E poi scusami, Dominique, che problema c'è? Stai forse cominciando ad avere fame? Dominique, la vedi anche tu la rete? Non vedo niente, è buio. Io vedo una rete. Ciao ragazzi! Oh mio Dio. Ma voi chi siete? Ci sono 7 che mi guardano. E adesso sei in un'altra stanza. Guarda che figata. Oh, c'è anche un camino, carina questa stanza. Bello il camino. Si sta guardando le mani. È okay. Tutto ok ragazzi. Ecco ragazzi, tutto. Questo è come si vede lui. Sono al cinema. Dominique, ma come dicevo, io ho bisogno di cibo, non cercavo il cibo. Ah! Oh, che c'è? Chi è quello? Banana di fumo. Oh mio Dio, c'è una catà te. Guardate ragazzi, lui lo vede lì. Sei strano. Ma chi è quel Banana TV? Ma che nome ha? È scomparso. Eric è scomparso. Sei pazzo. Esci da casa mia, te ne devi andare. Eric, non è Vai via. Calmati, Eric, calmati. Non è reale. Vattene via. Ma è casa mia questa, penso. Eric, calmati. Non è reale. Non puoi. Eric, calmati. Esci da casa mia. Affrontami. Oh. Eric. E voi? Stanno discutendo, ragazzi. Stanno discutendo. Sta parlando con un'altra persona qui in casa nostra. Sei andato. Ok, la cosa più strana. Ok, ragazzi. È passata appena un'ora e lui già è disperato, come previsto. Non sono disperato, Dominique. È soltanto che ci ho provato e non trovo una cucina o un frigo. Però il fatto che io sia dentro la realtà virtuale non significa che non posso prendere le cose della realtà vera. Perché calmati. Il cibo, Dominique, è nella realtà vera. Tu lo capisci che è nella realtà vera. Ok, ma calmati, è già stranissimo vederti parlare in questo modo. Sembra di parlare con una maschera. Allora, se mi ricordo bene, giusto? Il frigo dovrebbe essere... Eric, è pericoloso. Te l'ho detto io, dovresti rinunciare a questa idea, non è buona. Che stai facendo? Cosa fai? Qua c'è il frigo. No, Eric, non è lì il frigo. Questo è quello che vede lui attorno a te, ragazzi. Non c'è il frigo, no, non c'è il frigo. Hai spostato il frigo. Vorresti forse il mio aiuto? Dominique, saresti così gentile da darmi aiuto? No, perché dovrei darti aiuto? Arrenditi e basta. Ah, Dominique, vabbè, dai, ce l'ho fatta da solo. Buona fortuna, quindi tu vorresti trovare cibo nella realtà reale. Questo è il divano. Sì, beh, almeno questo l'hai capito. Quindi di fronte al divano dovrebbe esserci il frigo. Ok ragazzi, si farà molto ma... E ti prego Eric, non far cadere lì c'è la televisione. Piano Eric, piano. No, che cosa stai facendo? Dov'è? Che ti ho dato il tuo telefono? Il mio telefono? Sì. Che ci faceva nel frigo? Ma non è il frigo, è la televisione quella. No, quella è
un po' fermo. È questo il frigo. Sì, è questo. Ok, è questo. Ma come sei messo? Evviva! Devo prendere un succo di frutta o qualcosa da mangiare nel frattempo. Ok, il frigo non era così difficile da trovare, ma adesso troverà da mangiare. Ecco, il succo di frutta. Il succo di frutta? Ma doveva esserci anche qualcos'altro qui. Ci sono gelati? Gelati no, li hai finiti. Che stai facendo? Ragazzi, non è il succo di frutta, ragazzi, è ketchup. Come ketchup? Ma era del posto del succo di frutta. Sei tu che scombini sempre tutto, Eric. Non ho capito che non era il succo di frutta. Oh mio Dio, è bruttissimo. Ti è piaciuta la tua colazione? Ok ragazzi, ve l'ho detto che ci sarebbe stato da divertirsi. E sei sicuro di non volerti arrendere? No Dominique, ce la farò. No piccolo, sta piovendo qui, vieni qua, vieni. Ma adesso cosa succede? Oh, cosa sta accarezzando? Oh mio Dio, ma è un cuccioletto. Un cuccioletto strano. Cosa c'è lì sopra? Che cosa stai aggrappando? Tieni. Gli ha dato da mangiare. Oh che carino. Che tenerezza. Via. Anche se sembra un pazzo che sta parlando con nulla, è tenero. È cattivo. Oh, dove sei? Ah, adesso non piove più. Ma che gioco è questo? Perché a me non l'hai mai fatto provare? Ehi, vieni, bastoncino. Mi stai tirando un bastone? Guarda. È tipo un cane alieno quello? Vai. Non mi interessa. Oh, sta andando. Bravo. Che carino. Riportalo, vieni. Sono un po' invidiosa adesso. Che carino, guardatelo. Bravo. Si è fatto un cucciolo nella realtà virtuale. Anch'io voglio un cucciolo. Guardate come si diverte. Sei sporchissimo. Lo sta pulendo, guardate. Come sono carini insieme. Ci penso io. Ho un'idea. Che carino, ma guardatelo, adorabile davvero. Bello. Guardate come si prende le coccole. Come va, bello. E guardate lui quanto sembra stupido, sta accarezzando l'aria. Che bello. Dov'è questo cucciolo? Sei stato tu. Casino. Ti ha morso? Il cucciolo ti ha morso. Ho forse visto che il cucciolo ti ha morso. Sì, mi ha morso. Cattivo. Cucciolo cattivo. Non si fa così. No, non si fa. Ma no, poverino. Ok ragazzi, Eric gioca con la realtà virtuale già da diverse ore. E onestamente comincio a invidiarlo un po'. Sta venendo voglia di giocare anche a me. Secondo voi quanto tempo resisterà ancora? Che sta facendo adesso? Ma cosa credi di fare? Ma non c'è niente in TV. Cavolo, Eric, che stai facendo? Ti sei sbattuto lo sportello in testa, cosa cercavi di fare? Niente, stavo giocando, Dominique. Giocando? Ma se qui io non vedo niente. Col cucciolo? Lascialo la cucina. Non è che stavi forse cercando qualcosa nello sportello, vero? No, quale sportello? Qui non ce n'è sportelli. Ok ragazzi, secondo me qui c'è un problema serio. Sta morendo di fame. Solo che non vuole ammetterlo perché non vuole arrendersi. Vedete com'è? In realtà siamo già oltre fuori orario. Poverino, non ha mangiato niente da stamattina. E mi è venuta un'idea, divertiamoci un po' anche noi. Ho deciso che lo aiuterò a mangiare. Ma prendiamolo un po' in giro. State a guardare. Eric! Dove sei? Vedi, io ho un po' di fame. Sono qui. Fermati, non mi fare male. È così, mettiti qua. Ok. Ho un po' di fame, no? Siccome è ora di pranzo ormai, è già passata. Anche io un poco. Ho deciso che ti posso aiutare. Eric, stai fermo. Ti aiuto, ok? So che è impossibile per te mangiare nella realtà virtuale. Io non vorrei mai che tu morissi di fame. Quindi adesso preparo qualcosa per pranzo e ti aiuto. E mi stai pestando il piede. Stai tranquillo, continua a giocare e io preparo il pranzo. Va bene. Grazie Dominique, sei davvero gentilissimo. Ma figurati, tranquillo, è normale che io ti aiuti. Prendiamo cose strane. Prendiamo questo. Oh mio Dio. Poi anche questa. Stanno bene insieme, no? Dai. E poi questi qua. Sarà pronto in un attimo, eh?
Ok, ho preso un po' di cose che non sono proprio adatte al pranzo e che non stanno molto bene insieme. Voi che ne pensate? Beh, sono comunque cose commestibili. Lo sto aiutando a mangiare, non ce l'avrebbe mai fatta. Non ce la farebbe mai a mangiare con la realtà virtuale negli occhi. È impossibile. Vediamo quanto ci metterà a capire di che cosa si tratta. Andiamo. Eric, è pronto a tavola. Dai, andiamo a mangiare. Che cosa stai facendo adesso, Eric? Non si vede più nella televisione, si è staccato. Insomma, Eric, basta, dai. Che c'è? È ora di pranzo, è pronto, preparato. Si mangia? Sì, adesso, però piano, fai attenzione, ti porto io fino al tavolo, ok? Va bene, Dominique. Vieni qua, dammi la mano. Non sarà un po' pericoloso, Dominique? Penso di sì, infatti devi fare molta attenzione. Okay, cammina piano, attento, vieni qua giù. Spostati, no! Ti ho detto spostati, non battere con te. Ai! Mi sono fatto male. Devi fare attenzione, seguimi, vieni, dammi la mano. Piano, così, da bravo. Dai, questo è il tuo posto. Accanto a te c'è la sedia. No, un po' più a destra. Ok, bravo, perfetto, c'è entrata per un pelo. Aspetta che mi siedo accanto a te, eh. Dominique, cosa hai preparato di buono? Ho cucinato la pasta. La pasta, sì. La pasta? Sì. E questo rumore cos'è? Niente, avevo lasciato il pacco di pasta qui, però tranquillo, è pronta. Pronta, è cotta, puntino come piace a te. Ma che pasta è? Sono penne, delle penne al ragù, sì, al ragù. Tieni, okay. Le mangio anch'io con te, Va bene. Sono proprio buone, però dovresti cambiare le mani, cioè dovresti posare queste mani virtuali. Oh mio Dio, vedo le mani fuori. Metto la forchetta, perfetto. Dai Eric, mangiamo, buon appetito, io inizio a mangiare, Ok. Che buona questa pasta, buonissima. Ce la fai a mangiare? Beh, Dominique, a dire la verità non è proprio facilissimo, visto che non vedo nulla, vedo altre cose io. Lo capisco, e te lo dicevo io che sarebbe stata una giornata difficile. Bravo, così, dai, vai. Mangia pure, prova, è davvero buona, si raffredda. Dai, ti imbocco io, così. Buona questa pasta, vero Eric? Davvero molto buona. Oh. Non è che sia un po' raffreddata? Dominique, è strano. È strana la pasta? Che dici? Vuoi posso dire che non cucino bene? È strana, è un po' zuccherata. Zucchera? Sì, forse il pomodoro era un po' troppo dolce. Allora comunque non è strana, Eric, è perché non hai messo ancora il formaggio. A te piace con molto formaggio, forse è il caso che mettiamo il formaggio. Che dici, lo metto un po'? Dominique ha un retrogusto proprio strano. Metto un po' di formaggio, fidati, andrà meglio. Va bene, metti un po' di formaggio. Grazie Dominique, è davvero complicato mangiare così. Ecco qua, ho messo il formaggio, tanto formaggio. Vai, adesso fidati, ti imbocco io. Ok. È davvero complicato, voglio aiutarti. Una bella forchettata di pasta col formaggio. Aia! Ok. Va meglio adesso. Che c'è? Che c'è? Non ti piace la pasta col formaggio? Che c'è? Oh, bambino! Che c'è? Oh, bambino! È bruttissima! È bruttissima. Eric, che fai? Stai andando a vomitare, Eric! Ma come? Io ho cucinato con tanto amore! Ma che schifo, l'hai sputata! Ma come, Eric? È bruttissima! Non è pasta col formaggio, non ho mai mangiato una pasta così brutta. Come non è pasta col formaggio? No, Dominique, che schifo. Va bene. Ho le mani sporche oppure no? Che schifo. Ho putato. Eric, hai ragione, devo ammetterlo. La pasta oggi non mi è venuta tanto buona. Ma perché? Perché? Ho sbagliato, l'ho lasciata cucinare un po' troppo. Cioè, mi ha fatto un po' di casini. Però. Ho fame. Ti devo mangiare qualcos'altro, non preoccuparti. Ma io ho fame. Come secondo abbiamo una fetta di carne. Di carne. Hai già preparato il secondo? Sì, è un po' fredda, però è carne, dai. Va bene uguale, famissimo. Tieni, qui c'è la tua carne. Ti do una forchetta pulita. Dominique, ma il pane? Dove sta? Ah, sì, vuoi il pane? E tieni, qua c'è anche il coltello. Attento col coltello, mi raccomando, è pericoloso usare il coltello senza che guardi. Il pane, qua c'è il pane. C'è il pane. Dominique, perché ridi? Ma perché, figurati, sto mangiando con uno che ha una maschera in faccia, non dovrei ridere. Allora, ti apro il pane. Mi apri il pane? No, volevo dire ti do il pane, ti spezzo il pane, sì. Ah, ok. Ti spezzo il pane. Vai, dai, prova la carne, è davvero buona. Però questo è il coltello, non è la forchetta. Come il coltello? Sì, la forchetta qui, tieni, vai. Vai, taglia un bel... Guarda com'è tenera questa carne! È davvero tenera, vero? È davvero tenerissima. Com'è? Com'è, Eric, è buona?
È buona, ma? È strana, non sa di carne. Non sa di carne, Eric, davvero tu ti stai confondendo molto. Te lo dicevo che vivere nella realtà virtuale poteva darti problemi alla testa. Cioè, pensi che è per questo? Sì, sicuramente, non riesci a capire più i sapori, ti stai confondendo. Assaggia un po' di pane, tieni, dai un morso. Ma non è pane! Eric, ma che come cosa stai combinando? Pane? Perché ridi? Che cosa... Ah! Oh mio Dio, vedo la luce. Dominic, dimmi, perché hai una banana in mano? Che banana? Non è carne. Perché mi hai preso in giro? Come non è carne? Non mi dire. E la pasta? Ti piace la pasta? Ma perché, Dominic? Perché mi hai preso in giro? Mi hai fatto mangiare delle cose schifose. Me ne vado, devo vomitare. Ma la banana? Vabbè, questa la mangio io. Eric, non vomitare! Te lo dicevo io che era troppo difficile vivere 24 ore nella realtà virtuale. Mi gira un po' la testa, Dominique. Mi sa che non dovevo giocare così tanto. Te lo dicevo io. Vorrei vedere te. Io almeno sono stato bravo. Tu non saresti capace di vivere nemmeno un'ora nella realtà virtuale. Mi stai sfidando per caso? No, Dominique, staresti troppo male. Io ho resistito ore e ore. Tu non saresti capace, proprio no. Dici? Voi che ne pensate? Vorreste che provi? Scrivetelo nei commenti. Vedremo. Comunque lasciate tantissimi like se vi siete divertiti anche oggi insieme a noi. Io mi sono divertita tantissimo. Iscrivetevi al canale attivando la campanellina per non perdervi nulla. E seguiteci su Instagram di insieme.official. E oggi salutiamo Emanuela Ruggero, Federica 08, Carola Alvarez, Giorgia Ponguillo e Sebastiano Corallo. Ciao ragazzi, un saluto a tutti quanti voi. Ciao belli, troppo belli, 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 bellissimi. Vi vogliamo troppo bene, ci vediamo domani con un nuovissimo video. Ciao. Insieme. Insieme, insieme, insieme.